L'amministrazione guidata dal sindaco Massimiliano Giannosso rende noto che è stato attivato il dispositivo di protezione civile al fine di verificare lo stato degli edifici scolastici del territorio comunale a seguito del nubifragio di ieri. Abbiamo mobilitato tutti i tecnici comunali dei servizi urbanistica, manutenzione e lavori pubblici, ha specificato il primo cittadino, in modo da avere una situazione dettagliata delle eventuali criticità. A seguito di segnalazione di un guasto all'impianto elettrico dell'Istituto Lombardo Radice abbiamo inviato i nostri tecnici per un sopralluogo anche se la scuola ricade sotto la competenza della città metropolitana di Catania, che è stata comunque prontamente informata. Siamo in costante contatto con i dirigenti scolastici degli istituti comunali, ha ribadito l'assessore Patrizia Costa, in modo da essere tempestivamente aggiornati su eventuali disservizi. Le attività di verifica sono coordinate dal vice sindaco Rosario Condorelli. Fino ad ora i controlli sugli edifici scolastici non hanno rilevato problemi gravi, ha commentato, persistono alcuni problemi agli impianti di illuminazione pubblica e alle utenze elettriche domestiche causati da guasti alle cabine aeree. Abbiamo prontamente segnalato il problema e attendiamo l'intervento delle squadre addette.